Il racconto dell'ancella di Bruce Miller, 3 stagioni, su Amazon Prime. Tratto da un libro della canadese Margaret Atwood, che nel mondo anglosassone è considerato un classico da studiare a scuola, ha un fascino sinistro, irresistibile quanto minaccioso. Al posto degli Stati Uniti, dopo un colpo di Stato favorito da leggi speciali contro il terrorismo, c'è un regime teocratico e tirannico che riduce le donne a uteri con le gambe. L'intera società è governata da una oligarchia religioso-militare che priva le donne di qualsiasi diritto e costringe le meno tutelate a essere schiave sottomesse a comandanti che una volta al mese, la cerimonia, tentano di ingravidarle mentre le loro mogli, sterili, le tengono per i polsi. Le ancelle sono anche le uniche che possono garantire ciò che qualsiasi potere deve innanzitutto assicurarsi, la sopravvivenza. Raccontata dal punto di vista di una di loro, interpretata da Elizabeth Moss, trapassata da una vita libera e intraprendente nella vecchia società alla schiavitù presso una coppia di maggiorenti nella cui casa è prigioniera, la serie fornisce alla fantasia negativa del romanzo originale un set di livida e patrizia austerità, disseminata di vigilantes armati, corpi appesi come ai crocevia dell'Isis, una ritualità punitiva e sanguinaria. Nessuna sevizia o repressione raccontata nella serie vuol dire di non essere documentabile nella storia. La Atwood, infatti, è una seria studiosa del puritanesimo al cui mondo sono ispirati i costumi delle ancelle. Il tutto portato avanti da un racconto fibrillante di insidie, sbocchi drammatici e colpi di scena. È la soluzione finale del patriarcato, raccontata fino alle sue estreme conseguenze. Now mom's got work. City on a Hill di Charlie McLean, una stagione su Sky. Boston, prima metà degli anni 90. La città è preda di corruzione, crimini violenti, razzismo, con la connivenza delle forze dell'ordine. Charlie McLean, con City on a Hill, racconta del miracolo di Boston realizzato da un giovane procuratore afroamericano, Decourt C. Ward, che riesce a sgominare la complicata rete di interessi che lega politica e criminalità organizzata. Su di una scena ricca e vivida, gli ambienti sanno di whisky e cherosene, si muovono personaggi scolpiti in un legno caldo e vibrante a cui danno corpo interpreti di levatura a partire da Kevin Bacon, un poliziotto corrotto, emblema del dissidio tra dovere e interesse privato. Suo contraltare Elvis Hodge, il giovane procuratore. I dialoghi tra i due sono tra le cose migliori della serie, oltre a una straordinaria colonna sonora anni 90. John e la musica per gli alieni di Matthew Killip, documentario su Netflix. John Shepherd ha 80 anni e più di 30 li ha trascorsi a cercare vita nello spazio. Realizzare il suo sogno sin dalla sua adolescenza solitaria nel Michigan, ha pensato di trasmettere in tutto l'universo, mediante costosissimi apparecchi, una playlist musicale che svariava dal jazz ai ritmi caraibici alla musica etnica, con una attenzione particolare alla musica elettronica dei Kraftwerk e dei Tangerine Dream. Ma è una ricerca che si completerà davvero con l'incontro con il compagno della sua vita di gay escluso ed emarginato dagli anni della gioventù. Lo spazio può attendere.